Allora, siamo qui nella Samsung Smart Lounge, che è praticamente la nostra seconda casa all'IFA 2014 di Bellino. E nonostante tutto ci stiamo occupando di lavoro perché abbiamo un prodotto da recensire. Abbiamo un prodotto da recensire, qualcosa che gli altri non credo abbiano fatto, la concorrenza non è arrivata dove noi siamo arrivati, qui per voi in esclusiva su Rico. Si tratta sempre di prodotti concorrenti. Parliamo del succo di rabarbaro. Il succo di rabarbaro è un prodotto del mercato 2014, senz'altro molto promettente. Esatto, linee molto sinuose. Samsung Smart Lounge ci propongono questo succo di rabarbaro. Devo dire, il colore è un pochino poco invitante. Sì, mi ricorda, non mi sembra. Che cosa può essere? Un rosa? Sembra l'acqua alla fragola che avevamo la prima sera qui a Berlino. Io non ho avuto il coraggio di berla, però sapevo manco veramente. Però c'è una bottiglia ancora in frigo per te, che vuoi sicuramente assaggiarla. Mi licenzio. Facciamo il... Vuoi che do un sorso anch'io? No, prima tu vai, butta giù tutto. Caratteristiche tecniche, abbiamo un... niente, non riesco a dire cos'è. Com'è? Come sa? Ma questo è il nuovo rabarbaro 2.0. Che sì, cos'è? Sì, è meraviglioso, sei stato fortunatissimo, Andrea. Fammi fare i complimenti. Questa qui è la versione compact. Che? Devo davvero assaggiarlo. Ti tengo io il telefono, vai. Già l'odore mi perplime. Senti, antisettico. Già l'odore mi perplime. No, aspetta, il ritorno è terribile. Però alla seconda prova. Magari la seconda il colpo di grazia è più buono. Bene, questo era Lenzone. No, tu non hai capito niente adesso. Che cosa? I pareri. Stiamo facendo la recensione. Questo era il succo di rabarbaro della Samsung Smart. Sì, Lounge. Io ti dico che è un po' tipo acqua e sale all'inizio, poi piano piano si evolve in questa cosa che sa un po' di arancia. E infine scade su quel retrogusto molto delicato e ricercato, quasi greco, di morte. Morte e putrefazione. C'è con noi il nostro collega Luca Gramiccia. Vuoi fare anche te l'enzonde sul barbaro? Vieni, dai un sorso, dai, sei obbligato, dai. Ormai sei sulla telecamera. Davvero? C'è scritto 2.36, 37, secondo te si sembra per finta. Ecco, penso che sia bastato questo. Un saluto. Non avrà futuro. No, non penso, non è un prodotto. Ma poi anche come prodotto questo qui non penso. No, parlo del nostro collega. No. Se non si presta a recensire, non ci serve a molto. Va bene. Sotto lo sguardo negativo dei nostri colleghi, vi salutiamo al prossimo video. Io direi che no, adesso ci. Gianni e Pinotto, che adesso si recano al bagno. Si recano al bagno per continuare la recensione del prodotto. Che schifo. Che me la fa fatta.